amici di Gossip News, ben ritrovati. Io sono Nat e questa è una nuovissima pillolissima di Gossipissimo. Amici miei, notte movimentata in quel del grande fratello VIP. Attilio Romita e Jaele De Donà hanno limonato con tanto di lingua, ragazzi. Non pensavo potessimo arrivare a questi livelli, ma siamo arrivati oltre l'infinito e oltre. Ecco cosa sta succedendo in queste ultimissime ore al GF VIP e alla fine anche qualche mia considerazione. Ma prima di proseguire, vi invito come al solito a supportare il canale mettendo un bel like, registratevi, cliccate, condividete come non ci fosse un domani, ma veniamo a noi. Jaele De Donà e Attilio Romita, signore e signori, hanno limonato alla grande, al grande fratello VIP. Sì, e c'è stata anche non poca, tanta lingua, la linguetta che ravanava. Ovviamente non si è trattato di un colpo di fulmine, di un'attrazione reciproca, ma di un semplice gioco della bottiglia notturno avvenuto intorno alle 2:30 del mattino. Molti di voi dormivano, ma non tutti, evidentemente organizzato da quella birichina di Oriana Marzoli. È arrivata Giacomina Casini. Vabbè. Facciamo il gioco della bottiglia, dice Oriana. Ma però giochiamo come si fa in Spagna, non come si gioca in Italia. Io non la sapevo questa cosa, sinceramente, perché l'ho scoperto anch'io. In Spagna non esiste obbligo o verità, ma solo obblighi di natura erotica. Hai capito, sì, spagnoli? Il bello che vivo in Spagna da... E ovviamente il primo a cadere è stato lui, l'uomo più serio del mondo, Attilio Romita, che mi sta anche molto simpatico, tra le altre cose, che ha dovuto fare un balletto sensuale a Saralto Bello. Vabbè, balletto sensuale ci sta. Poi è stata la volta di Jaele De Donà, che ha dovuto leccare il capezzolo di Antonino Spinalbese. E successivamente quest'ultimo ha dovuto leccare l'orecchio di Attilio. Devo continuare? Va bene, ok. Devo chiedere al mio gatto perché... Il giornalista del TG1 è andato a ruba, amici miei, dato che dopo ha dovuto anche baciare anche Jaele De Donà. Ma all'inizio si immaginava un bacetto innocente, come si faceva ai giochi della bottiglia quando noi eravamo piccolini. No! Un bacio con la lingua! E vogliamo vedere la lingua, dicevano i vipponi. E la lingua, amici miei, c'è stata, perché a favore di telecamera come fai a dire di no a delle richieste così importanti? Ovviamente il web... Pensate che si sia indegnato? No! Ha apprezzato il fatto che Jaele non si sia tirata indietro, sottolineando come molti altri non lo avrebbero fatto. E forse un motivo ci sarà anche, comunque, forse. Il gioco è poi continuato con Antonino, che ha fatto il mattatore, e nel corso di 3 giri di bottiglia, l'ex di Belen Rodriguez ha dovuto leccare in quest'ordine: l'orecchio di Attilio, il collo di Wilma e l'alluce di Luciano. Bene, ragazzi, questo è un video molto veloce, volevo giusto dirvi a che punto può arrivare il degrado in Italia, ma anche nel mondo. Ora io dico, se avete visto lo short che ho fatto qualche giorno fa, dicevo che praticamente quando il grande fratello VIP è nato 20 anni fa era un esperimento sociale, poi è diventato un trash becero con la Barbara D'Urso, poi è diventato un contenitore di gossip spiccio con Alfonsino Signorino, con questi Antonini mi sto confondendo. A questo punto, per carità, è vero che tutta questa cosa è andata in onda, è su Mediaset Extra alle 2:30 di notte, però, raga, un po' di buon gusto, voglio dire, il gioco della bottiglia è anche divertente, chi di voi non ha giocato al gioco della bottiglia quando era ragazzino? Ma queste cose, lecca qui, ciuccia lì, non lo so, secondo me stiamo leggermente degenerando, comunque, raga, fino a quando faranno ascolti con questo trash becero, perché questo è trash becero, siamo tornati come ai tempi della D'Urso con trash becero, perché raga, adesso, non venitemi a dire che sono gesti belli, sono gesti romantici, è l'affetto, è già vedere Attilio Romita e Jaele De Donà, con la quale non ho nulla contro di loro, però a vedere due limoni, cioè mi sta bene il bacino sulla bocca, ma esagera sulla bocca, va bene, ma il limone si fa tra innamorati, io ho sempre pensato, evidentemente non ci ho capito una beata. Comunque, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo degrado culturale, perché raga, peggio di così c'è solo da scavare, come diceva la nota canzone, e che dirvi, ci vediamo dopo con un altro video. Ciao bellezzi.